tutti. Nuoto, corsa e mountain bike sono le tre discipline che contraddistinguono il triathlon. Basta aggiungere salite impegnative in sentieri di montagna e nuotate in laghi di altura, che il tutto si trasforma nel cross triathlon, una delle discipline più dure al mondo. Il circuito internazionale più prestigioso si chiama X-Terra e da anni la tappa più difficile di questa sorta di campionato mondiale si svolge a Scanno, nel cuore del Parco Nazionale dell'Abruzzo. Con lo tsunami del Covid però, la X-Terra, come tutte le altre manifestazioni sportive, è stata rinviata o addirittura annullata, ma Emanuele Iannarilli, triatleta estremo di fama internazionale, non si è reso. Anzi, gli è venuto in mente di fare qualcosa di assolutamente eccezionale, un'impresa mai compiuta da nessuno al mondo. Tutto solo ha voluto completare la distanza di 1500 metri a nuoto nelle acque del lago, 30 km di corsa e 11 di mountain bike, arrampicandosi tra pendii in mezzo ai boschi e ai borghi, ogni giorno per 30 giorni consecutivi. Alla fine ci è riuscito percorrendo la distanza che separa Roma da Amsterdam, 1275 km, per un dislivello pari a quasi 6 volte l'Everest, 52.000 metri, un dispendio di energia di 4.500 kcal al giorno, entrando così con il suo 30x30 nel cotto del cross triathlon mondiale, mettendo la firma sotto un record del mondo difficilmente battibile. Per Sky Sport 24, Pietro Colnago.